Dal Vangelo secondo Marco. In quel tempo Gesù diceva alla folla: Così è il regno di Dio, come un uomo che getta il seme sul terreno. Dorma o vegli, di notte o di giorno, il seme germoglia e cresce, come egli stesso non lo sa. Il terreno produce spontaneamente prima lo stelo, poi la spiga, poi il chicco pieno nella spiga. E quando il frutto è maturo, subito egli manda la falce, perché è arrivata la mietitura. Diceva: A che cosa possiamo paragonare il regno di Dio? O con quale parabola possiamo descriverlo? È come un granello di senape che quando viene seminato sul terreno è il più piccolo di tutti i semi che sono sul terreno, ma quando viene seminato cresce e diventa più grande di tutti le piante dell'orto e fa rami così grandi che gli uccelli del cielo possono fare il nido alla sua ombra. Con molte parabole dello stesso genere annunciava loro la parola, come potevano intendere. Senza parabole non parlava loro, ma in privato ai suoi discepoli spiegava ogni cosa. Se fossimo di fronte a un film, diremmo subito che alla fine di questa scena il regista ha deciso di bucare la quarta parete, cioè negli ultimi versetti di questo passo l'evangelista smette di raccontare e si rivolge a coloro che stanno leggendo per offrire loro una spiegazione su quanto accade. Nella fattispecie risponde ad un interrogativo che molti si sono posti: ma perché Gesù, invece di raccontare tutte queste storielle, non spiega bene le cose? Per esempio, perché non ha fatto una specie di enciclopedia dove venivano spiegate bene tutte le cose? Il primo motivo di questa domanda nasce dal fatto che più che appartenere al mondo semitico, dove la sapienza viene veicolata dal racconto, siamo figli della cultura greca di Aristotele, dove la sapienza trova espressione nel trattato. Ma proviamo ad andare oltre questo fatto, accorgendoci che l'obiettivo di Gesù è quello di proprio di farsi intendere. Tutte queste parole e similitudini riguardano scene di vita ordinaria. Qui si parla di agricoltura, ma in altri passaggi troviamo anche la pesca, la pastorizia, insieme a scene di vita domestica, di viaggi e persino fatti di cronaca. Non è solo una questione legata alla familiarità con cui la gente aveva a che fare con questi elementi, ma per la loro ferialità. Sono tutte scene troppo normali che non vale la pena nemmeno raccontare in un film. Qui di solito troviamo solo grandi fatti che aggiungono elementi essenziali alla storia. Non troviamo, ad esempio, il ritrovamento di una moneta o il momento in cui la protagonista fa il pane o un fatto apparentemente banale come il semplice crescere del frumento. Ci aspettiamo, infatti, che il divino sia nei grandi fatti della vita, nei passaggi forti, sia brutti che belli, dove si vede forte la presenza di Dio. E invece il divino si fa ordinario, anzi, è una presenza familiare, amica, abitudinaria, che va a costituire quel palcoscenico dove si svolge la maggior parte della vita, per essere quel cemento che tiene insieme tutta la struttura del nostro vivere. Forse ci piace pensare a Dio come un ospite illustre che viene a bussare alla nostra porta, ma le parole di Gesù ci rimandano l'immagine di un familiare che ha la chiave di casa e che quando entra non fa così tanto rumore perché è membro della famiglia. Sta a noi allora uscire dalla diabolica mentalità della routine, che vede il ripetersi della stessa cosa, per imparare a stupirsi della sua presenza fedele e familiare che non è mai ovvia, perché ogni volta attuata come una nuova scelta d'amore.